Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Some would say I'm insane in the right in a way, but I just love to play in your fun and vlog. Buongiorno a tutti, oggi è sabato, nuovo vlog e io sono in casa, ovviamente qui c'è marito che mi ha portato all'Ikea. Avete visto, cioè secondo me avete visto qualche immagine prima, ma ne vedrete adesso. Siamo andati all'Ikea per prendere un paio di cose perché abbiamo finito di dipingere la sala. Ora la sala è ancora da finire, ma come mi sono ripromessa nei mesi passati, vi ho comunque promesso che avrei fatto dei room tour anche senza che le cose siano totalmente finite. Poi ne farò una anche dopo. Adesso vi svelo il colore che abbiamo scelto e deciso io e mio marito, e vorrei che faceste tutti un applauso al camperista perché ha fatto tutto lui qui. E quindi allora 1 2 3, ta-ta! Ecco il colore che abbiamo scelto. Sinceramente è un po' falsato dalla fotocamera, leggermente. Comunque è un verde salvia, questo è il nostro camperista. Andiamo a fare la pipì con chi parli, con i miei follower. Vabbè, non guardateli sopra perché c'è casino di cose che devo buttare. Ecco qua, vi stavo appunto dicendo, e questo è il risultato. Vi ripeto, è un po'... è proprio un verde salvia. Ecco, a me piace tantissimo l'effetto. Come vedete, ho scelto, ve lo faccio vedere qui, così insomma non sto a andare troppo in giro. Ho scelto la finta boiserie bianca perché a mio parere sarebbe stata bella, però avrebbe comunque cozzato troppo con altre cose che in realtà già ci sono, come la mensola, come i colori dei mobili, come il colore della scala. Cioè azzeccare lo stesso tipo di colore che hanno tutte queste cose sarebbe stato impossibile. Quindi insomma non fate caso a tutto sto casino che vedete. Oggi siamo stati all'Ikea appunto, che abbiamo preso delle cose che ci servono, fra cui questo specchio bellissimo che metterò sopra il camino. Ovviamente c'è tutto vuoto lì, insomma sarà da organizzare, però io la sala non la amo classica, quindi questo è uno dei motivi per cui ho il divano da questa parte, che adesso è in queste condizioni, cioè pseudo pietose come vedete perché è messo malissimo, ma è uno dei motivi per cui ho scelto questa diciamo soluzione. Me l'avete scritto, cioè io quando ho pubblicato il video almeno in 4 di voi, ovviamente non lo sto dicendo con un'accezione negativa, anzi vi ringrazio perché i commenti da me sono sempre molto ben accetti, ovviamente poi a me seguirli o meno, giustamente, casa mia, però non mi offendono. Ma me l'avete detto in tantissimi questa cosa qua, di come mai non hai messo il divano qui. Allora, e il muretto abbiamo deciso di farlo quasi da subito, da progetto proprio. Infatti quando i muratori hanno sistemato casa e prima che mi arrivassero tutti i vari permessi, i muratori cosa avevano fatto? Qui sotto avevano fatto qua una specie di taglio sotto il muro in modo tale da poter già inserire le mattonelle, cosa che non è stata fatta lì sotto. Se io togliessi il muretto, cosa che non vorrei fare perché se io togliessi il muretto comunque... ci metterei un mobile, quindi non avrebbe senso, però per dire magari a livello di lunghezza e cose varie sarebbe magari stato utile avere un mobiletto invece che il muretto o niente. Però il divano messo da questa parte esce un po' da questa parte, quindi a me è una cosa che irritava tantissimo, tant'è che avevo pensato di metterci una pianta. E poi non mi piaceva il fatto di avere tutta quella parete libera, mi sembrava uno spreco, cioè c'era quel mobiletto qui
E sopra avrei dovuto fare una specie di sala classica, cioè con il mobile, la parete attrezzata o le mensole. Io non amo, abbiate pazienza, ma insomma, questo è il mio gusto, è quello di mio marito. Niente, questo quindi è il colore. Vi ho svelato quello che era il colore, mi piace moltissimo. Ripeto, leggermente. Pochino pochino è falsato, però insomma spero che vi piaccia. Sotto, come vedete, abbiamo lasciato bianco. Lì di dietro abbiamo passato, come vedete, anche lì il colore. Lì manca un pezzettino di boiserie che dopo andrà messa, e vabbè, andrà messo tutto a posto perché c'è un sacco di confusione in giro. E poi insomma dal lato della scala anche qui andrà arredato, cioè io non lascerò così cioè bianco sì, ma probabilmente non lascerò così libero e vuoto, quindi sicuramente dei quadri, non so se anche lì qualche stecca di boiserie o qualcosa del genere, vedrò arrivare fin su, poi insomma vedremo. Perché comunque mi piace così, qui c'è la cuccia di puntino. In tantissimi, quando l'avete vista, mi avete chiesto dove l'ho presa. Io l'ho presa su Amazon. Se vi interessa, vi dico il link. Ma questo è, e niente, spero che vi piace. Scusate, ma comunque ve lo faccio vedere così perché no, era coricata lì, buttata per terra. Modello, amore, ciao, principessa. Piace quel punto, adesso ti sei affezionata a quel punto. Vabbè, mio marito adesso sta preparando un caffè, mi metto così un po' a favore di luce se no non mi vedete. Quindi facciamo un bel caffettino, faccio un attimino così che mi riprendo, poi andiamo a vedere in un vivaio per vedere dei fiori. Lo so, ho già quasi ucciso quelli di sopra, ma voglio uccidere degli altri. Allora, eccoci qua, mi levo gli occhiali, se no non vedete un tubo. Cioè, mi sono accorta adesso che avevo la maglia al rovescio, cioè il davanti e il di dietro, e mi sono cambiata nel parcheggio del Famila. Top, cioè io veramente non so che cosa dire, neanche fosse un bello spettacolo, o dico, mi vorrei mettere gli occhiali, nel senso che c'è un sole che mi acceca, però con gli occhiali ho paura ad accecarli, e poi comunque non mi piace moltissimo parlare con gli occhiali alla fotocamera perché mi sembra di non guardarvi. Allora, noi siamo usciti, come vedete, perché Claudio faccio un po' così perché no. C'ho il sole qua, vorrebbe mangiare stasera uno spaghettino con i frutti di mare, comunque col pesce, spaghettino o altro, perché non mi accontenta mai, la mia pasta preferita sono gli spaghetti e lui piglia sempre altro, perché in realtà lui ama rigatoni e altro tipo di pasta, quindi dovremo divorziare per questo motivo, perché non andiamo d'accordo. E niente, quindi dopo andremo in un vivaio per far morire altre piante di felicità. No, perché volevamo prendere una pianta che abbiamo visto, cioè, crescere anche nelle paludi, ma da noi morirà. E quindi, insomma, vediamo un po' cosa troviamo e facciamo anche qualche ripresa, così lo vedete anche voi insieme a me. Spero di riuscire a fare qualche ripresa perché non capisco neanche il livello di batteria. Ho una fotocamera molto piccola e molto leggera che ha tipo uno schermo così. Io anche quando devo fare le cose, cioè nonostante io sono bella tozza, ma le mie dita sono, cioè, sono sottili, comunque devo sempre schiacciare. Io ho rifatto le unghie in vista di diversi viaggi che devo fare ultimamente, non vorrei mai che valigie e cose varie mi ci spezza un dito, no? E tra l'altro devo anche comprare la valigia perché sono così sprovvista di un trolley comunque da viaggio per un weekend fuori e non per insomma stare via 10 giorni. Non vorrei mai girare per Exans con un trolley da non so enorme. E niente, quindi insomma vi farò poi vedere la sala finita, ragazze, però ci vorrà un po' di pazienza, dobbiamo riattaccare tutti i quadri, insomma. Io ho anche tutti quei bei quadri di disegno, se ve li ricordate, che io comunque ebbi tramite una collaborazione con Desegno e che vi mostrai solo così, proprio perché stavo per trasferirmi l'anno scorso, anzi oramai nel 2021, perché era fine del 2021 quando io ebbi questa collaborazione, però purtroppo non ho ancora trovato dove metterli. Questo perché purtroppo, aggiungo di nuovo, questi quadri non sono né bianchi né color, cioè le cornici non sono né bianche né color legno né color oro, ma sono di oro rosa, che è un colore che mi piaceva e mi piace tantissimo, ma l'unico posto dove sta bene nella mia casa attualmente è nella mia camera da letto. Quindi ho pensato, per non buttare le cornici che costano tantissimo, diciamo tantissimo, insomma per 5-6 quadri vengono a costare insomma una cifra, non so dove mettermi per il sole, ho deciso che prenderò della chalk paint, quindi un vasettino piccolo, e li dipingerò di bianco, così mi levo il problema.
Mio marito mi ha guardato malissimo perché secondo lui è una cosa infattibile, però cioè, queste cornici costano in media 10 euro l'una circa, sono 5-6, insomma sono soldi. Preferisco spendere una decina di euro per un po' di colore che mi può sempre servire anche per qualcos'altro e fare così. Non so se siete d'accordo con me. E quei quadri, tra cui ci sono anche quel bel quadro con il simbolo delle due mani unite. L'altro con scritto Mister e Mrs. Caracciolo, insomma ce ne sono di diversi carini che vorrei mettere appunto a salire lungo le scale. Non so se comunque mettere anche lì la finta boiserie, però la finta boiserie secondo me non ha un senso senza la divisione dei due colori o carta da parati o cose del genere, però insomma per il momento si vedrà. Nel frattempo insomma questi sono gli aggiornamenti di casa e noi ci vediamo dopo. Fuoco. Give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. Ok, sono tornata a casa, come vedete dalla location, non sono più fuori, scusate la mia faccia, ma oggi siamo state in giro tutto il giorno, mi sento veramente stanca e niente, da come avete visto comunque dalle immagini che vi ho mostrato, siamo stati al vivaio, vabbè ci sono state poche immagini e anche veloci, dopo vi faccio vedere le due piante che abbiamo preso un roseto e una pianta di quelle che fa i fiorellini gialli, cioè così, di nuovo vuoi venire a morire a casa mia? Siamo sempre alle solite, ormai... È un must di casa nostra e abbiamo preso anche tre piccole violette che mi sono già crepate da 2 settimane fa. Le ho travasate in un vaso e sono morte e quindi niente, stiamo un po' valutando alcune questioni per quanto riguarda fioriere, cose varie, insomma, sono cose che abbiamo deciso per quest'anno di comportarci in maniera un pochino più intelligente, tra virgolette, rispetto a dove abitavamo prima, nel senso che dove abitavamo prima spesso venivamo colti dalla voglia di così comprare piante, eccetera, eccetera, senza poi pensare al fatto che comunque quando si fa un giardino bisogna avere un progetto. Questo progetto porta via tempo, soprattutto ricerca e molto, soprattutto soldi, quindi è una cosa che ci vorrà tempo per realizzare, ma comunque una cosa l'anno, una cosa ogni tanto la realizzeremo. Una delle cose che vorrei fare è comunque prendere una fioriera molto grande, che infatti oggi abbiamo girato un po', non l'abbiamo trovata, da mettere di fianco dove ho la porta di entrata di casa e fare una specie di terrario, quindi insomma proprio riempirla di terra, mi ci vorranno 26 sacchi di torba e farci comunque una specie di comunque raccolta di piantine aromatiche. Mi piacerebbe mettere so, un po' di alloro, salvia, rosmarino, insomma queste cose qui, in particolare queste cose perché cose che uso e vediamo se riesco a far sopravvivere qualcosa. Mi ha detto comunque il ragazzo del vivaio che si può fare, quindi non sono una folle se voglio cercare di fare questa cosa qui. E niente, quindi insomma, perché comunque pensavo che non si potesse fare, invece si può fare. E niente, quindi insomma, io vi ho fatto vedere un pochino quello che abbiamo realizzato in sala, vi farò comunque vedere anche quando sarà finito, più tardi vi farò vedere lo specchio, perché comunque lo sballerò, io già l'ho visto e non sono sicura più di volerlo appendere, mi piace molto anche appoggiato e questa è una cosa che mi ha un po' lasciato destabilizzata e quindi anche qui tempo al tempo, adesso vediamo un po' come butta la situazione. E cos'altro vi volevo dire? Ah, ok. Io ho registrato ieri un video molto di pancia, molto molto, che oggi ho cancellato, che comunque rigirerò più tardi, quando insomma avrò finito di cenare, perché è un video che riguarda appunto sentite mio marito che pianta chiodi, va bene, che riguarda appunto la mia cucina da incubo IKEA, perché ci sono delle novità. Vi invito comunque a guardare il video se ne avete voglia e noi comunque ci vediamo. Allora, abbiamo comprato l'agnellino della tartufone come dolce per stasera.
perché ne ho preso uno per me, uno per mia madre, perché cioè, mi pare che l'avessi detto in un vlog di come mia madre si era innamorata del tartufone perché lo digeriva e tutto. Dunque, abbiamo preso questo tartufone per mia madre e ne abbiamo preso uno anche per noi. E vi volevo far vedere quanta fantasia ci vuole a chiamarlo agnellino. Cioè, non so. Cioè, questa dovrebbe essere la testa, secondo loro, le gambine e questo è il corpo. Agnellino, insomma, un po' brutto, eh? Volevo farvi vedere la cena che ha preparato mio marito. Beh, lui piatto, cioè, tipo Bud Spencer. Io un po', cioè, c'è più pesce che resto, eh? Questa l'ha fatta mio maritino e ora io me lo slappo. Io sono sempre più spettinata praticamente. Vi voglio far vedere quello che vi avevo promesso prima, cioè quello che ho preso da IKEA, che è questo. Allora, questo è lo specchio che io ho comprato oggi da IKEA, insomma, avvicino che ve lo faccio vedere meglio. Beh, lì vedete le scale riflesse e anche me che vi saluto. Questo è lo specchio in questione, bellissimo secondo me. L'unica cosa che mi ha un po' così bloccata in questo momento è che io l'ho comprato, cioè io e mio marito l'abbiamo comprato per appenderlo lì sopra praticamente, solo che io, cioè, sto trovando che stia benissimo appoggiato lì così. Ora, io ovviamente qua è ancora tutto, c'è ancora casino dappertutto, però non so, puoi fare il valletto e metterlo in alto per farmi vedere? Cioè in alto, un po' in alto. Ecco il valletto che ci fa vedere come starebbe. Eh no, dai, sta bene. Sta bene lì. Sì, è proprio lì che va messo. Sì, anche se non lo so. Lasciano un po' i giorni qua, quando li decidi, No, lo no, lo appendiamo, lo appendiamo. Appoggiato di così. appendi. Ma io li conosco, dopo averli appeso, 2 giorni No, non lo vedo lì. no, no. Lasciano un po' i giorni lì, tanto non succede nulla. Vabbè, adesso vediamo. Va bene. Niente, questo è il dubbio amletico, cioè i miei capelli sono sempre peggio. Qui c'è il mio boys, quando lì devi venire vicino alla mia faccia perché lui segue la mia faccia. Quindi. Dobbiamo andare in giro adesso. Adesso usciamo, io e mio marito andiamo a farci un giro con la macchina Andiamo a berci un perché, birrino. sì, no, niente birrino, perché sabato sera, niente Niente birrino. birrino, e sabato sera ci facciamo un giro per andare a vedere chi c'è in giro, tipo io esco con le ciabatte, Io esco con martello. sì, martello e scalpello. Vi salutiamo, vi salutiamo, vi salutiamo, al prossimo vlog, ciao!